infanzia, un ragazzo, o meglio bambino capriccioso, come racconta suo fratello Luigi, che purtroppo è morto, come hanno riferito poi alla figlia Teresa, un bambino che cresce con tutti i comfort, un bambino che viene educato come le nobili famiglie di quel tempo con una spalla a casa. Lui è imparentato con la famiglia Pecorano, lo zio Antonino non era altro che un deputato del Partito Popolare di Don Luigi Sturzo al Parlamento Nazionale. È imparentato anche con la famiglia Restivo, infatti fratello Luigi è stato anche proprio preso dal Presidente della Regione Siciliana Restivo a dirigere l'ufficio legislativo della Regione Sicilia. Canepa non è un conformista. Canepa è l'unico che cerca di capire il territorio di Palermo e studiando il territorio di Palermo vuole attentare anche alla vita di Mussolini, proprio a Palazzo Venezia. Tentativo che non riesce. Non riesce per tanto motivi, anche perché la polizia di Mussolini aveva costruito il tunnel. E poi è quello che prepara la rivoluzione, il corpo di Stato a San Marino, assieme al fratello Luigi Canepa, assieme ad altri, a Massimo e ad altri.